Certe cose capitano inevitabilmente perché devono succedere, non c'è altra spiegazione, perché se Animal Crossing New Horizon arrivava nel momento in cui noi eravamo costretti a stare in casa e ci portava su un'isola deserta, lontana, a vivere una vita felice, Life is Strange True Colors arriva in un momento in cui, proprio per la suddetta reclusione forzata, siamo stati costretti a distruggere un po' della nostra empatia verso gli altri. In fondo, in questi momenti viene spontaneo ed è normale cominciare a pensare un po' più a se stessi, alla propria sopravvivenza, a discapito anche di quella delle persone che ci stanno intorno. E in questo senso Life is Strange True Colors arriva a raccontare una storia, chiaramente con i toni del surreale e del fantastico, ma che parla di empatia. E arriva anche in un momento in cui il franchise vive una situazione un po' particolare, perché Life is Strange 2, l'ultimo episodio, sebbene con dei grandi valori e amato dalla critica, non è stato digerito dal pubblico, quindi spetta a Life is Strange True Colors prendere, diciamo, per mano i fan del franchise e riappassionare, riaccendere quella fiamma, anche con un team che è nuovo, che è stato che aveva prodotto il bellissimo prequel Before the Storm, ma è un prequel, quindi con personaggi che già conosciamo, con una storia già più o meno impostata, quindi più semplice che avventurarsi in un mondo nuovo con dei personaggi nuovi e una storia nuova. Però posso già dirvi che il franchise è in ottime mani, perché non solo True Colors è una bellissima avventura, sorprendente in certi passaggi, in certi frangenti, ma è di gran lunga il miglior Life is Strange della saga finora. Il perché ve lo dico adesso. In inglese mostrare i propri true colors è un modo di dire che significa banalmente mostrare se stessi per come si è veramente. Al di là della scelta cromatica utilizzata per mostrare le diverse emozioni, Life is Strange True Colors gioca su questa definizione per imbastire la tematica principale del racconto. Alex Chen è una ragazza che con suo fratello Gabe ha dovuto vivere la sfiancante vita delle case famiglia. Con genitori vessati da problemi e scelte poco felici, Alex ha vissuto in diverse famiglie prima di decidere di smetterla, tornando finalmente in contatto con il suo fratellone che non vede da 8 anni, il quale vive ad Haven Springs, una cittadina montana del Colorado fatta di una piccola comunità di poche persone ma molto legate tra loro. Così comincia l'ennesima vita di Alex, 21enne che già dal primo istante imparerete ad amare e con cui entrerete facilmente in sintonia. Grazie all'impiego del performance capture per la prima volta e conseguente recitazione di attori e doppiatori in stato di grazia, Alex e tutti gli altri personaggi di Life is Strange True Colors risultano fin da subito umani, si muovono, reagiscono e fanno espressioni in maniera del tutto naturale. In Life is Strange True Colors finalmente c'è largo uso di smorfie, sguardi, ammiccamenti e gesti che permettono di entrare in totale empatia con protagonisti e comprimari della storia. Quella stessa empatia che Alex vive come una maledizione, perché il suo potere è quello di percepire le emozioni ed i veri sentimenti di chi la circonda. Quando qualcuno prova una forte rabbia, delusione, rammarico o paura, Alex vede un'aura colorata intorno ad essi e concentrandosi può ascoltare i pensieri di quella persona e, qualora lo volesse, provare quella stessa emozione e vedere il mondo allo stesso modo. Abbracciare la forte rabbia di una persona fa ribollire il sangue anche a lei, mentre assorbire l'angoscia di qualcuno le fa perdere la fiducia in tutto, la fa sentire sconfitta. Questi contraccolpi della sua capacità hanno reso Alex una ragazza schiva, diffidente verso gli altri, ma non per questo meno pronta a pungere con battute taglienti e commenti graffianti quando se la sente. Una personalità tratteggiata in modo fantastico, un personaggio a tutto tondo, che viene approfondito anche dal diario personale e dai messaggi che si scambia con le persone che la circondano. Questo è il grande merito di True Colors, condiviso con tutti i personaggi con cui Alex interagisce, che serve a sostenere una sceneggiatura priva di stonature di ogni tipo. Alla fine del primo atto assistiamo al tragico destino di Gabe, il motore della vicenda, morto a causa di una frana causata dall'esplosione programmata di una miniera di proprietà della multinazionale Typhoon. Un incidente che ha delle connotazioni poco chiare e che in breve tempo porterà Alex e i suoi amici, la comunità di Haven Springs dilaniata dal lutto del benvoluto Gabe, ad indagare sulla vicenda.
Mentre il mistero legato alla Typhon, che capitolo dopo capitolo si rivela sempre più una multinazionale con degli scheletri nell'armadio, Alex inizia ad interagire con gli abitanti di Haven Springs, ambientandosi nella piccola cittadina. Nel corso dei capitoli si possono conoscere tante storie secondarie rispetto a quella principale. Si può interagire con queste persone ascoltando i loro pensieri e percependone i sentimenti, così da aiutarli a risolvere i loro problemi. Anche quando i dialoghi dei personaggi sono solo uno sfondo di contorno rispetto a quelli con cui si può interagire, non sono mai buttati là. Life is Strange True Colors lavora egregiamente per dare solidità a tutto il contesto narrativo di Haven Springs e di chi lo abita, con personaggi che commentano gli eventi come dei normali cittadini, che dicono la loro su ciò che sta succedendo. Tutto è estremamente credibile grazie ad una scrittura che non si perde mai in banalizzazioni o stereotipi, come capitava a volte in passato. Di pari passo la regia delle scene, con le inquadrature ampie degli ambienti a cui la serie ci ha abituato e dettagli che raccontano il mondo intorno ad Alex senza scadere nell'esposizione didascalica. Life is Strange True Colors riesce a creare un crescendo senza mai cali di ritmo, dove i momenti morti sono solamente quelli che il giocatore si prende per esplorare. Il terzo capitolo, ad esempio, nasconde una sorpresa legata alla creazione di un gioco di ruolo dal vivo con alcuni degli abitanti di Haven Springs, che allontanerà per sempre la classica stantia critica sul fatto che quelli come Life is Strange non sono videogiochi perché non si gioca mai. Grazie alla maggiore attenzione per la grafica, per la cura estetica in generale e l'intenzione di non rompere mai la fiducia del giocatore, quella di Deck Nine è un'avventura con cui si entra in empatia facilmente. Quando Alex si ritrova in quelle che lei chiama Nova, ovvero gli episodi in cui le persone intorno a lei si illuminano più di altre perché il sentimento che provano è fortissimo, le soluzioni visive usate per rappresentare questo tipo di stati d'animo sono meravigliose e le riflessioni dei personaggi coinvolti sono profonde, i dubbi che si pongono sulla natura dei propri sentimenti sempre legittimi e mai fuori posto. Vi ritroverete di fronte a rivelazioni potenti, a volte scioccanti, rispetto alle quali dovrete prendere, nei panni di Alex, una scelta irreversibile che vi costringerà ad investire diversi minuti di riflessione. Ormai dovrebbe essere chiaro, Life is Strange True Colors è un racconto veramente ben scritto, ben girato, ben interpretato anche dal doppiaggio e dal performance capture che dona nuova linfa all'espressività dei personaggi che finora era impossibile mettere in scena, ed è un racconto che oltre ad essere una bellissima avventura videoludica a sé stante con sei finali che sono completamente costruiti dalle scelte del giocatore e alcune varianti interne, e anche per chi riesce a leggerlo, per chi riesce a capire le sfumature, è anche una storia che sarà uno specchio per tutti noi, per capire qual è il nostro rapporto con l'empatia, cosa significa per noi l'empatia, che in questo periodo, per come dico sempre io, se qualcuno sta vedendo questo video dal lontano futuro, era un periodo questo in cui l'empatia è stata comprensibilmente e meno, in alcuni casi, messa un po' da parte. Quindi se avevate paura che Deck Nine non potesse raccogliere il testimone di Life is Strange, potete dormire sonni tranquilli. Per tutti gli altri il consiglio è di buttarvi in un'avventura veramente sorprendente. E detto ciò, io vi ringrazio, vi saluto come sempre per averci seguito. Ci trovate, come sapete, ormai su questo canale, sul canale Viola e ovviamente su spaziogames.it. Se giocate Life is Strange, se guardate questo video e il gioco è già uscito e l'avete già finito, scriveteci nei commenti cosa ne pensate dell'avventura di Alex Chen. Grazie a tutti, alla prossima!